tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Gioca 4 euro a lotto più e ne riporta a casa oltre 200.000. È stato baciato dalla dea bendata sabato scorso un 50enne sulmonese di professione operaio. 40, 46, 66, 88. Questi quattro numeri giocati al bar stop di via Patini a Sulmona sulla ruota di Roma. L'importo vinto è pari a 203.604.000 euro. Proprio questa mattina ho conosciuto il fortunato vincitore che ci ha permesso di pubblicare una copia della giocata, rivela il proprietario del bar. Gli ho dato subito le opportune indicazioni e lui mi ha pregato di mantenere l'anonimato sulla sua identità. Noi siamo contenti che la fortuna abbia scelto un sulmonese, una persona che lavora. Una quaterna che vale più di 200.000 euro qui al bar stop. Allora, quando è successo e come è andato? Niente, domenica mattina abbiamo stampato il solito bollettino delle vincite, abbiamo visto in effetti la vincita di 203.000 euro. Poi stamattina è arrivato il fortunato e niente, più che altro per sapere cosa fare con il biglietto, perché comunque gli abbiamo dato le indicazioni dovute, però ci ha chiesto l'anonimato. Un operaio si dice in città? Ma penso di sì, io che cosa faccia di preciso non lo so, ma sicuramente sarà un operaio all'incirca di 50 anni e sicuramente di Sulmona. La prima reazione del fortunato vincitore qual è stata? La prima reazione è stata quella che quando mi ha detto, guarda, il giorno più bello della mia vita, e sicuramente mi ha detto, da quando vengo qua sicuramente ho avuto tante vincite, anche se piccolissime, ma una così non me la sarei mai aspettata. Il gestore del bar stop racconta poi che l'operaio dopo la vincita era particolarmente emozionato. Bar come festeggiamo? Ma noi veramente ancora festeggiamo, perché nel senso che vogliamo innanzitutto vedere se ci dava l'opportunità di avere la copia del biglietto, e quindi non mancherà occasione per festeggiare. Qualche ora dopo che la copia della giocata è stata affissa sul locale di via Patini, la notizia si è subito diffusa in città e in poche ore ha fatto il giro del web.